Benvenuti a Ombre in un nuovo episodio su The Legend of Zelda Breath of the Wild. In quello precedente abbiamo completato insieme altri due sacrari che per il momento dovrebbero anche essere gli ultimi per quanto riguarda l'altopiano delle origini. Mi sto riferendo a quello di Uamodai e quello di Toubinsoke, che è stato particolarmente rognoso se non altro da raggiungere, perché abbiamo dovuto attraversare a piedi il Monte Ilia, un posto estremamente freddo dove subivamo danni appunto mentre eravamo lì in alta quota. Io ovviamente non sapevo come attraversare indenne la zona, me la sono cavicchiato un po' con il fuoco, anzi dando fuoco alle mie armi, e poi ho mangiato per quanto riguarda l'ultimo tratto per recuperare vita, perché non c'erano più fuochi che appunto mi potessero aiutare, se non nel tratto finale, mi sembra. Ma adesso so come attraversare indenne questa zona qui, perché me lo avete suggerito voi. Sì, perché tra questo episodio e quello precedente ci corre una live di circa un paio di ore dove siamo stati insieme a girovagare nell'altopiano delle origini e a cercare di scoprirne i segreti, anche naturalmente sotto le vostre direttive. Infatti ho trovato un boss roccioso niente male qua nello stagno delle rane, poi abbiamo scoperto nuovi tesori, nuovi accampamenti, insomma, e così via. E tra tutti questi consigli che mi avete dato mi avete anche detto come attraversare indenni le zone fredde. Adesso finalmente lo so e ve lo posso dire anche a voi, per chi non lo sapesse. O si può mangiare un cibo particolare preparato con i caldoperoni, oppure bisogna ottenere un abito adatto che resiste al freddo. Questo probabilmente lo prenderemo insieme tra poco e vi spiegherò anche tutto quanto. Detto questo, il vecchio, se vi ricordate, subito dopo essere usciti dal sacrario di Toubinsoke, ci ha dato appuntamento al centro dei quattro sacrari. Quindi se noi tiriamo due linee immaginarie tra questo e questo, il centro è qua. Ho già messo il puntino, ci sono già andato, così vi ho risparmiato la strada, ed è appunto il santuario del tempo. Ora, qui mentre eravamo in live, ho triggerato forse un piccolo filmatino che vi avrei messo volentieri qua nell'episodio, ve lo lascio adesso in sovraimpressione, comunque non è niente di trascendentale, non preoccupatevi. Come vedete, quando sono arrivato qua nel santuario, la statua della dea Ilia si è illuminata, quindi mi sono incuriosito, ho interagito con la statua e mi ha dato la possibilità, attraverso i miei quattro emblemi del trionfo, di potenziare la mia vita o il mio vigore. Sotto sempre le vostre direttive e i vostri consigli, ho potenziato per il momento la vita, quindi adesso ho ben quattro cuori, ben, si fa per dire, insomma, sempre meglio di tre. Subito dopo aver terminato il dialogo con la statua è piombato con la sua paravela il vecchio, che ci ha dato appuntamento proprio in cima al santuario. Vecchio. Per me mi sbaglio e non mi dite nulla, ma sto vecchio nasconde qualcosa, cioè è più che un vecchio. La benedizione della dea ti ha reso ancora più forte, hai visto? Sono qui, vieni su, presto. O vieni su presto, non so. Quindi adesso è tempo di andare a riscuotere la nostra ricompensa, la paravela. E questa volta che non ci si provi a cambiare ancora le carte in tavola. Allora, qui noto una scala. Saliamo con la scala? Direi di sì. Se volete partecipare alle prossime live e aiutarmi voi stessi durante questa magnifica avventura, ricordatevi di seguirmi su Twitch, perché presto ne faremo anche altre proprio su Zelda, poi ovviamente porto tanti altri contenuti, quindi mi raccomando, ci tengo, anche perché è molto divertente fare chiacchiere con voi durante le live e parlare un po' di tutto, si intende. Allora, vecchio, dove sei però di preciso? Perché io qua non ti vedo, ma con tutti i posti belli che c'erano nell'altopiano delle origini, dovevi proprio scegliere la cima, il tetto di un santuario. Ma perché? Eccolo. Non so se era questo il modo corretto di salire, ma avendo visto quella scala mi si sono illuminati gli occhi. Penso che comunque fosse corretto. Eccoti, vecchio. Dacci la paravela, subito. Oh, 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 oh. Ma che bravo. Dunque, ora ti mostrerò il mio vero aspetto. Oddio, ma parla. Il mio nome è Roam Bosphoramus Irune. Fui l'ultimo sovrano del regno che un tempo
dominava queste terre. Purtroppo 100 anni or sono, il mio regno fu devastato da una calamità, ma questo già lo sai. Fu allora che mi venne sottratta la vita, e adesso di me non rimane nient'altro che lo spirito. Raccontandoti tutto subito, ti avrei solo confuso le idee. Per questo ho deciso di mostrarmi a te in tale forma. Perdonami. È giunto il momento di spiegarti cosa accadde 100 anni fa. La vera natura della calamità Ganon si perde nella notte dei tempi. Il re dei demoni è nato nel regno in un lontano passato e tornato poi sotto forma di puro rancore. Nel corso dei secoli la sua storia fu tramandata di generazione in generazione in favole e leggende, ma un giorno l'indovino di corte lo nominò in una delle sue profezie. «Prevedo il ritorno della calamità Ganon», disse, «ma le risorse per sconfiggerlo giacciono ancora sopite nei meandri della terra». Fidandoci della profezia, cominciammo a scavare. E fu così che trovammo molte reliquie di macchinari costruiti dai nostri antenati. I 4 colossi sacri, enormi macchine dalla forma animale, manovrabili da un pilota, e i guardiani, sofisticati automi da guerra, capaci di combattere da soli. Queste scoperte combaciavano con le storie narrate nelle antichissime leggende. Tanto tempo fa, la principessa col potere del sigillo e il cavaliere prescelto dalla spada che esorcizza il male avevano sconfitto Ganon con l'aiuto di queste ancestrali reliquie. Anche 100 anni fa nel regno vivevano un valoroso cavaliere e una principessa di sangue divino. E così decidemmo di emulare le gesta intraprese dai nostri antenati. Fra tutti gli abitanti di Hyrule furono scelti 4 valorosi piloti di grande talento che avrebbero avuto il compito di guidare i colossi sacri. Furono chiamati campioni e posti sotto il comando della principessa. Unendo le loro forze, la principessa e i 5 campioni avrebbero potuto sconfiggere la calamità. Ma Ganon era tornato con un piano più diabolico di quanto potessimo immaginare. Dalle profondità del castello di Hyrule e riuscì a portarci via i guardiani e i colossi sacri per usarli contro di noi. Gli abitanti del castello e i campioni alla guida dei colossi persero la vita, mentre il cavaliere prescelto subì gravissime ferite per proteggere la principessa. E così il regno di Hyrule restò in balia della calamità Ganon e ne fu devastato. Tuttavia, la principessa era sopravvissuta e cercò di fermare Ganon con le sue sole forze. Link, ti prego, aiutaci. Sei la nostra ultima speranza. La principessa si chiama Zelda, è mia figlia. E il prode cavaliere che la protesse fino alla fine. Ebbene, sei tu, Link. Quel giorno ti ridussero in fin di vita, ma il tuo corpo
fu portato in un sacrario ancestrale e dopo 100 anni finalmente ti sei risvegliato. Da quando hai riaperto gli occhi, continui a sentire una voce che ti guida. È Zelda, che con tutte le sue forze sta cercando di contenere Ganon al castello di Hyrule. Però mia figlia non può resistere ancora a lungo. Prima o poi, quel mostro riprenderà le sue forze e per il regno di Hyrule sarà davvero la fine. Link, io stesso non sono riuscito a difendere il mio regno e non ho diritto di chiedertelo. Ma non ho altra speranza. Sconfiggi Ganon. Solo così potrai salvare il mio popolo e mia figlia. Ma attento. I 4 colossi sacri sono ancora sotto il controllo di Ganon. E il castello di Hyrule pullula di micidiali guardiani. E tu in questo momento non sei ancora abbastanza forte per affrontarli. Prima di tutto, dirigiti verso il villaggio che si trova ad est di questo altopiano. Si chiama Villaggio Calbarico. Impa vive lì. Lei saprà mostrarti la strada che dovrai percorrere. La sua posizione è indicata sulla mappa della tavoletta Sheikah. Prima supera i Monti Gemelli e poi prosegui lungo il sentiero verso nord. Ah già, ecco la paravela, come ti avevo promesso. Paravela, uno strumento che hai ricevuto dal re di Hyrule sull'altopiano delle origini. Premi X mentre sei in aria per aprirla e iniziare a planare. Adesso potrai saltare giù dall'altopiano in tutta sicurezza. Ti ho detto tutto ciò che dovevi sapere. Conto su di te, Link. Wow. Quante informazioni tutte insieme. Sicuramente appena avrò finito l'episodio mi andrò a rivedere la cutscene di poco fa, perché è stata lunghissima, appunto piena zeppa di informazioni. Allora, tanto per cominciare, noi ci siamo risvegliati dopo 100 anni in quel sacrario perché eravamo in fin di vita e ci hanno messo là. Bene, prima cosa. Seconda cosa, la voce che si sentiva in lontananza, che sentivamo nella nostra testa, insomma era quella di Zelda e anche lì c'ero arrivato abbastanza facilmente, insomma era piuttosto chiaro. Premo intanto il forziere. Arco da soldato. Ah, bello potente. Un arco progettato per il campo di battaglia. Infligge danni maggiori ma è fatto di legno. Prende fuoco facilmente. Borsa è piena. Ah, beh, strano. Allora, andiamo a gettare un arco e riprendiamoci questo, va. Poi, cos'altro abbiamo scoperto? Vabbè, Ganon, ok, ha preso il controllo dei guardiani, dei colossi, come che si chiamano, loro, quindi presumibilmente penso che li dovremmo riconquistare. E, mentre anche i guardiani che si aggirano qua, nell'altopiano delle origini, originariamente, scusate il gioco di parole, erano buoni, insomma, poi sono stati corrotti e messi sotto il controllo di Ganon. Ok, anche questa è una cosa interessante che non mi aspettavo, credevo fossero già nati cattivi, tra virgolette. E poi, beh, che dire, Hyrule ha bisogno nuovamente del suo eroe, abbiamo scoperto che c'è Impa, ma visto che il padre di Zelda non è lo stesso di quello di Skyward Sword, dove era Gepora, qua si chiama Roam, se non sbaglio, perché penso siano linee temporali diverse, almeno così credo. Ho visto che nei giochi di Zelda ci sono più padri, quindi è un po' difficile tenere il conto e fare il punto della situazione. Per cui mi aspetto che magari Impa sia un altro personaggio ancora. Avrà lo stesso ruolo, quello di Skyward Sword, quindi proteggere Zelda? Non lo so, non ne ho la minima idea. Sta di fatto che dobbiamo andare a parlare con Impa. Apri il diario di viaggio. Ti è stato detto di andare al villaggio Calbarico per parlare con Impa.
che ha molte cose da raccontarti. Scendi dall'altopiano delle origini e dirigiti a est, oltre i Monti Gemelli. Poi segui la strada verso nord. Il cursore lampeggiante sulla mappa della tavoletta Sheikah ti indica la destinazione. Questa invece credo sia la missione principale suprema. Il fantasma del re di Hyrule ti ha rivelato che il regno è sull'orlo della distruzione. Al momento la principessa Zelda sta ancora riuscendo a trattenere la calamità Ganon all'interno del castello di Hyrule. Ma quando il suo potere si esaurirà, la calamità Ganon riprenderà la sua forma completa e distruggerà Hyrule. Riuscirà a salvare la principessa Zelda prima che sia troppo tardi? Speriamo di sì. Allora, la direzione perfetta ce la indica il segnalino giallo. Io vorrei subito provare la paravela. Siamo qui. Bello. Non so se c'è un modo per riprendere quota, perché ho visto qua, quando siamo stati in esplorazione nell'altopiano delle origini, che ci sono delle folate di vento. Magari con quelle riprendi quota, non ne ho la minima idea. Comunque bello. Ah, ok. Adesso ci manca solamente una cavalcatura per completare l'opera. Comunque, lasciamo l'altopiano delle origini. Direi che è arrivato il momento di lasciare proprio il nido. Bene. Ha detto di superare un monte, dei monti, insomma. Saranno quelli? Scopriamolo. Terra inesplorata, stiamo arrivando. Naturalmente cose secondarie, esplorazione, quello che riesco lo faccio all'interno degli episodi, come vi ho già detto. Altrimenti tutto materiale per le live. E non vedo l'ora della prossima live su Zelda, perché esplorare mi piace un sacco. Terra di Hyrule. Trovare una torre non sarebbe male, così la mappa diventa visibile, insomma. Potrebbe essere quella laggiù? No, mi sembra fuori dai confini. No, no, non andiamo di là. Continuiamo a proseguire di qua. Gelatina, ciu-ciu. Sono anche animaletti da prendere, da acchiappare. Questo non lo so se posso colpire così. Sì. Mi dispiace, non ho nulla contro di lui, però. Pollame ci fa comodo. Mamma mia. È immenso. Veramente immenso questo posto. Allora, se mi butto da qui, probabilmente arriverei anche di là. Intanto qui c'è un sacrario. Poi vorrei capire se andando avanti i sacrari saranno obbligatori oppure no. Perché nella prima zona lo erano. Qua, boh, forse no, o perlomeno non tutti. I primi li hanno anche messi obbligatori, immagino, per sbloccare le nuove abilità. Solleva. Va bene. Sbaglio sempre l'utilizzo delle armi ancora. Meglio così.
C'era qualcosa, sì. Mela. Solo uno, perché poi l'altro ovviamente scappa. Carne. Carne di animali che vivono in pianura o nelle foreste. La puoi mangiare cruda, ma la cotta è più saporita e ti fa recuperare più energia vitale. Mi devo anche ricordare di cucinare, perché ho un sacco di ingredienti e li ho ancora tutti lì. Ecco, una cosa che non abbiamo avuto tempo di fare durante la live è proprio quella di cucinare, se non giusto quella ricetta per resistere al freddo. Già, dovevo anche prendere la tunica, il torace, insomma, per il freddo. Vabbè, magari se troviamo un teleport ci torneremo dopo, perché in teoria so come si prende. Vediamo se mi avete istruito bene poi. Wow. Sembrano boblin, ma sono un po' più strani, onestamente. Allora. Il sacrario già di per sé dovrebbe darmi un teleport, giusto? Vashi Ryaku. Allora, questo qui ce lo facciamo, dai. Spero di riuscirci velocemente. Ormai ci siamo, non posso dire di no. Eccoci qua. Pellegrino di questo sacrario, io sono Vashi Ryaku. Ti sottoporrò a una prova. Nel nome della dea Ilia, il vento mostra la via. Ok, prova che ha a che fare con il vento. Chi ero? Ok. Paravela, paravela, paravela. Andiamo a scalare questo? Non credo. No, prova. Ah no, era per bloccarsi, ok. Allora, di qua non mi pare ci sia nulla, però strano. Invece c'è. Forse mi devo buttare da lì con la paravela, però c'è quella corrente nel mezzo. Questo non penso, no, infatti no. Provato alle volte. Ok. Vediamo. Saliamo, perché qui non posso fare granché. Non capisco se quella corrente lì comunque mi dà fastidio. È andata. Spadone da soldato. 20. Una spada a due mani progettata per l'uso in battaglia. Non è molto maneggevole per via della pesantezza e delle dimensioni, ma è resistente e non si rompe facilmente. Oh, che bella. Però io ho paura. O meglio, ho il timore di romperla. Sono un po' restio nell'utilizzare le armi, quelle più potenti, ma credo che la voglia mi arriverà quando ci saranno dei nemici validi e degni. Comunque, ce l'abbiamo fatta.
In nome della Dea Hylia ti conferisco un emblema del trionfo. Ecco qua il nostro emblema. 1. Ottimo. Non lo so se ne serviranno sempre 4 per aumentare vita e vigore. Comunque, minimo 4. Su questo non ci piove. Ok. Possiamo saltare, tanto ormai qui la cutscene è sempre la stessa. E a quanto pare questo non era affatto obbligatorio, perché comunque non c'era nessun power up da imparare nuovo. Però, l'emblema del trionfo. Mini sfida. Scusate. Ah. Xenoblade Chronicles 2. Alza lo sguardo al cielo notturno e segui le rosse stelle cadenti. Ne devi trovare ancora 3. Ok, queste sarebbero tutte missioni secondarie. Non so se ho sbloccato anche qualcosa che riguarda il DLC. Ah, sono mini sfide, nemmeno missioni secondarie. Poi qui c'è un'iconcina che non mi fa selezionare al momento. Temo che queste mini sfide siano altro materiale per le live. Poi, qualcuna si potrà fare? No, questo non lo so, vedremo. Ma in generale, come vi ho già detto più di una volta, andremo dritti verso la missione principale. La fine del mondo è vicina. Sono abituato a vedere presagi nefasti, ma questo era il più nefasto di tutti. E tu da dove spunti fuori? Non ti ho mai visto da queste parti. Ma non importa, capiti al momento giusto, sono stufo di parlare da solo. Hai visto quelle cose che sono spuntate dal terreno? Ma no, non dico i funghi, le torri. E pensa un po', mica solo qui, è successo in tutto il mondo. E le cose strane non finiscono qui, quei sacrari abbandonati da lungo tempo hanno cominciato a brillare. Capisci cosa significa? Sta per arrivare la fine del mondo. Quindi insomma, considerando tutto questo, sono venuto a tenere d'occhio quell'affare. Non si sa mai che magari si metta in moto all'improvviso. Ah! Sì, quel guardiano. Dai, uno di quelli delle leggende. Oh, ma lo sai che una volta uno di quei cosi mi ha visto e ha iniziato a seguirmi? Proprio quello lì? No, no, un altro. È successo davanti al bosco che bisognava attraversare per arrivare al castello. Quando uno di quei cosi ti vede, parte una lucina rossa. Appena l'ho vista credevo che per me fosse giunta la fine. E invece in qualche modo sono riuscito a mettermi in salvo nel bosco. Dici che ho buoni riflessi? Ma no, è stata solo fortuna. Comunque, intorno al castello di Hyrule è pieno di quei guardiani. Sta attento. Ho già avuto modo di... Intanto qui le mie sfide continuano ad arrivare. Ho già avuto modo di sconfiggerne qualcuno in live di guardiani. C'è un momento preciso in cui respingere il suo laser. Ma si può fare. Non è troppo difficile da quello che ho visto. Allora. Dite che quello lì si risveglierà se mi avvicino. Ma perché ci devo andare? Lasciamo perdere. Abbiamo cose decisamente più importanti da fare. Tipo sconfiggere Moblin. Questo è un po' nel mezzo. C'è un forziere. Andiamo all'attacco. Allora. Wow, anche questo è bello, eh? Moblin blu. Quello lì è pericoloso perché suona l'allarme, ma tanto avvicinandomi credo che... partirà lo stesso. Quello là mi vede. Dubito forte. Sì. Ok, io ci provo sempre.
Magari ti puoi incalzare, Link, ok? Sembra bello incacchiato questo. Scacchiamolo. Spada sta per rompersi. Bene, vediamo dopo. Oops. Ok. Bene. Allora, gettiamo non quest'arco, non così. Queste sono le frecce. Questo è il cavallo. Ah beh, è vero, ecco perché. Stavo sbagliando. Qui è giusto. Devo cambiare. Ci sono. Con calma, con calmissima ci sono. Volevo buttare via, ecco. Bene. La spada sta per rompersi. Non so se mi conviene tenerla e poi lanciarla al primo nemico che incontro. Ah, oddio. C'erano anche questi da poter utilizzare per far fuori i boblin. Vabbè, non è stato comunque complicato. Allora. Saccheggiamo tutto. Sì, il problema delle bombe è che tutti gli oggetti interni se ne vanno un po' per i cavoli loro. Anche normale, insomma. Ci facciamo esplodere una bomba. Sapete com'è. Allora, qui c'è qualcosa? Mira. Ah, c'era anche una freccia, vabbè. Carne. Forziere. Adesso basta distrazioni, andiamo là. Anche se in realtà... anche se in realtà... l'episodio così verrà bello lungo, ma... oddio, riesco a superare la corrente qui? Forse era meglio andare da un altro punto. Devo assolutamente sbloccare la torre qua. Ma queste torri qui cosa sono? Cos'era? No. Vieni qui. Peccato. Sono quelle che sbloccano la mappa? In realtà non era proprio così, cioè era bassa, io quella che c'era nell'altopiano l'ho dovuta tirare su, far riemergere, però. Oddio, non sono sabbie mobili, no. Ok. Quanto ci manca per arrivare? Ragazzi, mi sa che interromperemo qua, eh. Lumaca silente. Questi molluschi vivono nelle acque poco profonde. Usati in cucina, acquisiscono i sensi. E rendono il passo felpato e silenzioso. Di notte brillano come lucciole.
Goblin. Direi proprio di sì. Ripeto, non so di preciso. Sì, dovrebbe essere una di quelle torri. Ciao. Paravela. Torre dei Monti Gemelli. Voglio andare in cima alla torre, ragazzi, e poi salutarvi. Non penso sia il caso di fare altro. Lo so, c'era da prendere quella tunica, quella famosa tunica. Tra l'altro adesso la tunica si potrà prendere, perché per prenderla dovevo parlare con il vecchio, che ormai sappiamo chi è. Occhi di pipistrello, un materiale raro ottenibile sconfiggendo un pipistrello, non pare utilizzabile in cucina, ma potrebbe avere qualche altro impiego. Quale altro impiego? Devo andarci piano qua. Basta, sì. Bene. Ok, quindi a parte la prima torre, tutte le altre sono già riemerse dal sottosuolo. Non so se si sono attivate quando abbiamo attivato la prima, oppure se era una prerogativa della prima il fatto che fosse sotto. Vabbè. A questo punto dovrebbe sbloccarsi, diciamo così, la mappa. Dovremmo andare via la nebbia, tra virgolette. Vediamo se ho ragione. Voilà, però bella grande questa zona. È disponibile una nuova funzione. Sensore Sheika, localizza i sacrari. Il sensore reagisce quando ti trovi in prossimità di un sacrario che non hai ancora visitato. Segui la direzione in cui il segnale diventa più forte per arrivare al sacrario. È possibile attivare e disattivare il sensore Sheika premendo Y sullo schermo della mappa. Bene, visto che c'è un sensore per localizzarli, io direi proprio che non saranno affatto obbligatori. Forse qualcuno? Lo scopriremo insieme. Il sensore Sheika è ora in funzione. Eccolo lì. L'icona del sensore è stata aggiunta accanto alla minimappa. Procedendo nella direzione in cui il segnale è più forte, è possibile trovare i sacrari più facilmente. Ottimo. Non so se è una cosa del DLC in realtà questa oppure no, Me lo direte voi nei commenti. Ok, per quanto riguarda la tunica, quella antifreddo, ci ho ripensato, credo che farò un video a parte. Lo so, non so quanto senso abbia far uscire delle guide o mini guide dopo tutti questi anni che il gioco è uscito, però mi va di farlo, perché sapete che a me le guide piacciono, quindi le faremo. Detto questo, io direi che per oggi ci possiamo fermare qua. Il viaggio è più lungo del previsto, siamo a piedi d'altronde. Ma vedremo se ci sarà la possibilità di prendere una cavalcatura quanto prima. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui mi associate trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video o alla prossima live. Mi raccomando, è il secondo canale, iscrivetevi e seguitemi anche in live su Twitch tutte le sere dalle 20 alle 22 circa, escluso il venerdì e il sabato.